Signori senatori, martedì sera è scomparso il senatore Sergio Zavoli. Giornalista e scrittore di incredibile talento e brillante intelligenza, è stato tra i più vivaci e importanti narratori della nostra storia. Entrato in Rai giovanissimo, fu ideatore e conduttore di molte trasmissioni di inchiesta e di approfondimento. Il suo volto e la sua voce divennero per milioni di italiani la garanzia di un giornalismo di qualità, fatto di passione, di ricerca instancabile della verità e di rispetto. Aveva iniziato la sua esperienza in Rai dal giornalismo sportivo. Indimenticabile il suo processo alla tappa del Giro d'Italia, nel pieno degli anni Sessanta, in cui riuscì a fondere sport e cultura, coinvolgendo nella sua trasmissione intellettuali del calibro di Pierpaolo Pasolini e Alberto Moravia. Seppe innovare, mostrando il lato umano della competizione fatto di fatica, di sacrificio, di lavoro e di lavoro di squadra. Il suo grande talento e l'amore per il giornalismo d'inchiesta lo portarono ad occuparsi di temi politici complessi, dall'ascesa del fascismo agli anni bui del terrorismo, che ancora oggi rappresentano un patrimonio di conoscenza di incredibile attualità. Oltre alla voce inconfondibile, seppe coniugare nella ricostruzione storica rigore e potenza narrativa. Presidente della RAI dal 1980 al 1986, affrontò la sfida del superamento del monopolio della TV di Stato nella convinzione che il pluralismo e la concorrenza fossero un mezzo di promozione della crescita culturale e civile della società. Innumerevoli le sue pubblicazioni letterarie, in cui il suo avvincente stile espressivo non usciva mai dal perimetro della fedele ricostruzione storica e biografica delle vite dei tanti personaggi che ci ha raccontato e dei fatti che ci ha spiegato. Far conoscere i fatti nella loro realtà, illustrarne ogni dinamica, ogni circostanza, ogni interesse, ogni finalità, era per lui il modo migliore per toccare e risvegliare le coscienze, per portare tanto il lettore quanto il telespettatore a riflettere, a farsi domande, a non accettare mai passivamente le notizie. Eletto per la prima volta al Senato nel 2001 e poi per altre tre legislature, in ogni suo intervento seppe distinguersi per autorevolezza, competenza, serietà, grande rispetto per l'istituzione parlamentare. È stato motivo di grande dispiacere personale e di tutti i senatori, di tutta l'amministrazione, non aver potuto allestire, a causa delle severe misure di sicurezza sanitaria tutt'oggi vigenti, la Camera Ardente qui in Senato per tributargli un ultimo saluto.